In questa puntata parleremo di Terni all'Esposizione Universale di Parigi del 1900, come dalla macelleria si arriva al benzinaio. Domenico Tricarico dell'L-Bit, Federico Ligobbi del team Racing Terni. Ciao Domenico. Ci siamo lasciati la scorsa volta con la fine del 1800, quindi adesso entriamo nel 900, restiamo sempre nella Belle Époque però. Esatto, assolutamente. E partiamo da un evento cruciale che si svolge proprio nel 900. Nel novembre dell'anno 1900 l'Expo di Parigi apre le danze a un nuovo secolo. È il trionfo del positivismo, quindi le grandi scoperte della seconda metà dell'Ottocento trovano una loro posizione, una loro diffusione e diventano un vantaggio concreto per tanti. Parliamo dell'elettricità che comincia a diffondersi nelle città più importanti. Abbiamo invenzioni come il cinematografo che in quegli anni trova la sua stabilizzazione come novità tecnologica. Ringraziamo i Lumière per questo. Esatto, i fratelli Lumière. E abbiamo tante novità. Abbiamo una cosa in particolare che abbiamo rintracciato che riguarda proprio Terni nell'Expo di Parigi. Ne sai nulla? No. Bene, perfetto. E abbiamo scoperto Sarà legata all'acciaio. Magari. Esatto, assolutamente legata all'acciaieria che presenta all'Expo di Parigi delle corazze, delle nuove corazze. La società Terni era stata da poco costituita. Aveva anche dei fondi... Metà 1800, se non erro. Sì, 1884. Hai detto bene, Federico. Il 10 marzo 1884 nasce la società Altiforni Fonderie e Acciaierie di Terni, ovvero la SAFFAT. In occasione dell'Esposizione Universale di Parigi vengono stampati degli opuscoli pubblicitari ad opera di un imprenditore ternano. Federico, di chi si tratta? Virgilio Alterocca, uno dei pionieri delle... cartoline postali, che è un vanto della nostra Terni, assolutamente. Anche lui ternano, quindi. Esatto. Quindi, grande fiducia nel progresso, tante scoperte tecnologiche che aiutano la vita di tutti i giorni e si comincia a pensare non solo a chi poteva permettersi grandi cose, ma anche alle condizioni di lavoro e di vita migliori anche per il popolo. Beh, questo deriva sì dalle idee imprenditoriali, ma anche da come si stava muovendo sia l'Europa, quindi il vecchio continente, che vogliamo chiamarlo il nuovo, quello che erano le Americhe, che era proprio la nascita di questi consumi di massa, no? Quindi questa società che iniziava anche ad acquistare. Quindi effettivamente prima di questo punto che stai dicendo, la popolazione aveva iniziato a scoprire la possibilità di fare degli acquisti, perché come hai detto le scoperte scientifiche, industriali, tutto questo, l'energia elettrica, il petrolio, no? Secondo me è stata una rivoluzione pazzesca quella che ha attraversato dal 1850 in poi, ha dato questa possibilità all'accesso al consumo, ai cosiddetti beni di consumo. L'idea di trasformare anche l'automobile in bene di consumo c'è. Esatto. E qui adesso secondo me ce la litighiamo su chi vuole raccontarlo. Da chi è che nasce l'idea di rendere acquistabile l'automobile a tutti? Anzi, la sua frase celebre era che chi doveva essere il primo cliente del suo prodotto era il suo operaio. Certo. E questo è quello che diceva Ford. Henry Ford, esatto. Che da operaio, da piccolo consulente di Edison, inizierà nei primissimi anni del Novecento a mettere a punto dei prototipi, prima un bicilindrico, poi qualcosa di mano a mano più complesso, finché, come si dice ancora oggi, mettendosi in proprio, ha dato vita poi ad
degli impianti notevolissimi, e quale fu la, diciamo, la scoperta, che poi scoperta non è, ma cosa mise a punto lui? Lui, partendo da una catena di smontaggio, l'aneddoto divertente, io lo trovo divertente perché poi fa capire lì la genialità delle persone. Lui pensò, vedendo come vengono, uso un termine brutto, un po' brutale, disassemblate le vacche, quindi come la mucca veniva disassemblata per essere poi messa su il banco del macellaio, quindi effettivamente viene smontata pezzo pezzo, usiamo questa parola apposta. Lui dice, ma come si può smontare un animale? Potremmo pensare di adottare questo montandola, vedendo appunto questi pezzi di carne, bueno, non è una bella immagine, questi pezzi di carne che camminano sui nastri trasportatori, possiamo portare questo nei nastri trasportatori con proprio l'assemblaggio di una vettura. Al contrario. Facciamolo al contrario. E lì, secondo me, è il genio, perché a volte uno si aspetta sempre, abbiamo avuto dei geni assurdi in quegli anni, no? Da Einstein, scoperte impressionanti, ma la genialità è anche quello, riuscire a vedere qualcosa di diverso. Tra l'altro qui apro e chiudo una parentesi, vedere qualcosa di diverso fa parte dei principi dell'hacking, quindi andremo a finire a parlare di sicurezza informatica. No, che è, diciamo... Almeno dici che cos'è. Beh, l'hacking di per sé lo voglio descrivere in un modo un po' diverso rispetto a quello che oggi siamo abituati. Oggi noi vediamo anche tutti i film che ci sono stati, no? Ti aspetti l'hacker col cappuccio, con le mani sulla tastiera, che sta violando dei sistemi. Di per sé l'hacking nasce da la voglia di utilizzare in un modo diverso, di scoprire le tolleranze e andare oltre qualsiasi strumento. Io credo che qualunque hacker, e non ce ne sarà nessuno che dirà il contrario secondo me, il suo primo test è stato aprire una porta, aprire una serratura, comprendere il meccanismo, come funziona, e riuscire a utilizzare un sistema diverso per aprirla. Quindi l'hacker non è per forza una persona cattiva o una brutta persona, ha delle genialità, l'importante è utilizzarle nel bene e non nel male. Quindi, chiusa questa parentesi, Ford fece questo. E una cosa che mi piace tantissimo anche della sua storia, anzi ne avrei due da dire su questo, correggimi se sbaglio. Una era che chiunque, grazie alla catena di montaggio, chiunque potrà avere una Ford, potrà sceglierla, qualsiasi modello, l'importante è che sia il Model T nera. Questa era la sua frase. Perché c'erano dei concetti di base, meno cose c'erano, meno se ne rompevano, e soprattutto abbassando i tempi di costruzione della singola auto, si passò, facendo dei numeri, dalle 12 ore per un'auto per assemblarla a 2 ore e mezzo, si abbassavano i costi di Ford, ma soprattutto questo si riverberava sull'acquirente, che trovava un prezzo mano a mano con lo scorrere degli anni e con l'affinamento del processo della catena di montaggio, un prezzo via via sempre inferiore dell'auto, cosa a cui almeno negli ultimi anni non siamo decisamente abituati. Giusto? Assolutamente. Sai che però ti faccio un salto temporale estremo che prende un po' l'idea del Fordismo, cioè di Ford, non tanto per la catena di produzione, ma era per quanto riguardava un listino ridotto, perché Ford sì, ha inventato questa catena di produzione, ma ha anche inventato il listino ridotto. È vero che prima si produceva solo la Model T, ma è anche vero che il colore doveva essere solo uno. Lo applicava Chevrolet. Ricordi quando produceva la Cruze, la Matiz? Se tu andavi a vedere il listino, effettivamente era povero, ma non era, le vetture erano ricche, ma era povera la scelta. Così loro riuscivano ad avere un prezzo più basso, essere più competitivi ed offrire degli accessori in più rispetto agli altri marchi automobilistici. Ford ha ispirato, lasciamo stare tutti quanti, ma tra le grandi persone che si sono ispirate a lui, ne abbiamo una in particolare in Italia, che tra l'altro come casa automobilistica nasce un po' prima. Forse non voglio dire che è tra le prime case automobilistiche al mondo, ma ci andiamo abbastanza vicino. Torniamo un anno indietro, nel 1899, e nasce la fabbrica italiana di automobili Torino, e quindi nasce la Fiat, per la volontà di Agnelli, che però non riusciva a produrre vetture a un costo
molto basso e più che altro non ne riusciva a produrre tante. Effettivamente erano degli artigiani e dei carrozzieri riciclati, che cambiavano, no? Come dicevamo l'altra volta, dalle carrozze passano alle vetture. C'era anche un fattore economico importante. L'economia degli Stati Uniti, almeno fino al 1929, era decisamente più ricca di quella dell'Italia. Non era depressa, diciamo. Assolutamente, noi eravamo già depressi di base. Loro l'hanno conosciuta dopo la depressione. In realtà nei primi anni 30 la Fiat ebbe dei modelli come la Balilla e poco dopo la Topolino, diciamo, popolari. La Topolino forse fu tra la prima popolare, più popolare. Sì, ma comunque per parlare di una motorizzazione di massa noi dobbiamo aspettare il secondo dopoguerra, sì, in Italia. Prima, in ogni caso, chi aveva un'automobile era comunque un privilegiato. Tornando a Ford, invece, il suo operaio poteva comprare l'auto che stava costruendo, perché era un'auto leggera e quindi anche nei terreni accidentati che c'erano a quel tempo si muoveva con grande facilità, era semplice da riparare ed economica, quindi non c'era solo un vantaggio di prezzo iniziale, ma aveva una serie di fattori positivi. Assolutamente. L'Europa aveva anche, oltre a un'economia diversa, anche un modo diverso. Sappiamo che sono due mentalità totalmente opposte, anche se poi, tornando indietro nel tempo, anche Olivetti, le macchine da scrivere, andava in America a vedere come erano prodotte, proprio perché c'è questo taglio, come se l'oceano dividesse a metà il mondo, dando due punti di vista e due metodi, approcci diversi un po' anche alla vita. C'è da dire che l'Europa in quel periodo affrontava anche un momento diverso. Era una polveriera. Diciamolo. E noi ora parliamo anche di un mondo, di un'economia globalizzata. Certo. Quindi prima comunicazioni, viaggi erano cose decisamente rare e non alla portata di tutti. Diciamo che i fisici e i fisici quantistici dovevano ancora arrivare a quelle scoperte che oggi ci porteranno anche allo streaming video, come adesso in questo caso, no? Sono tutte scoperte che arrivano dalla fisica. Tra l'altro, tra qualche anno arriveranno le prime scoperte. Non anticipiamo troppo, però. Niente spoiler. No spoiler. All'epoca avevamo telegrafo, insomma, degli strumenti molto rudimentali, il viaggio, anche oggi c'è il modo di dire transatlantico, cioè il viaggio transatlantico era un viaggio importante, non erano dei viaggi che si facevano in poco tempo, e in questo momento storico in cui tu parli non avevamo ancora l'aeroplano. Ricordiamoci che da poco, fine 800, nasce l'aviazione con gli aviatori, non i piloti, certo. No? C'era l'aviatore, quindi era veramente agli albori. Purtroppo, come accade spesso, l'invenzione dell'aeroplano fu utilizzata subito a scopo bellico, quindi proprio in questi anni, forse, magari mi correggerete, nel 1911 fu il primo bombardamento aereo. È ovvio che era una cosa rudimentale, ma fu il primo passo per conoscere e sviluppare una tecnologia nuova. Poi venne l'aviazione civile, i viaggi e tutto quello che conosciamo ora. Però ecco, la prima applicazione fu quella. Che hanno ridotto il tempo, perché ovviamente fare un viaggio in aereo, per quanto non fossero gli aerei di oggi, comunque erano molto più lenti, molto più scomodi, però consentivano di viaggiare con delle velocità estremamente ridotte. Non c'era un collegamento europeo così veloce come era prima. Ricordiamo che pochi anni prima si viaggiava a cavallo. Stiamo parlando di un periodo, a volte uno si dimentica di contestualizzare, no, il periodo storico. A me piace anche queste chiacchiere con te, perché andiamo a ricordarci questi punti. Fino a qualche anno prima ci si muoveva a cavallo, con le carrozze, con il cocchiere. Con il cocchiere che mandava la carrozza. E quello che per noi sembra poco tempo, ovviamente è stato effettivamente un boom impressionante, perché passiamo da la carrozza e adesso mi stai parlando dell'aeroplano. Tra l'altro ci viene da ridere sulla parola cocchiere,
ma i nostri amici devono andare a riguardare un'altra puntata per capire di cosa stiamo ridendo, altrimenti non sanno prendermi in giro. Esatto. Giustamente, nel video precedente scoprite perché ridiamo sulla parola cocchiere.